Per inserire delle immagini in una pagina bisogna selezionare Inserisci, Multimediale, scegliere la cartella dove è contenuta l'immagine che ci interessa, selezionare l'immagine e aprirla. E l'immagine verrà automaticamente inserita nella pagina. Possiamo selezionarla, ridimensionarla, spostarla. Lo stesso sistema per inserire dei video che possiamo aver già salvato su chiavetta o su computer. Si seleziona Inserisci, Multimediale, si sceglie la cartella, si sceglie il filmato, si apre. Nella pagina aprirà una finestra che potrà essere ingrandita o rimpicciolita e trascinata. Si possono inserire immagini anche in un altro modo, semplicemente col sistema del copia e incolla. Io posso selezionare l'immagine, col tasto destro scegliere copia, andare sulla pagina, selezionare la pagina, col tasto destro incolla. Le immagini, quando selezionate, mostrano una finestra di dialogo. Con questa finestra ho una serie di pulsanti di azione, per esempio sposta, ruota, gioca sulla trasparenza, porta in secondo piano, se voglio che questa immagine sia in secondo piano rispetto all'altra, oppure porta in primo piano. Duplica, ingrandisci, si può fare anche da qui, o rimpicciolisci. Se voglio eliminare un'immagine, la seleziono col tasto destro, elimino.